Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati nel canale e benvenuti in questo nuovo video che esce un po' tardi causa impegni di lavoro, video dedicato ovviamente alla finale tra Sinner e Djokovic, alla vittoria di Jannik Sinner a Shanghai nei confronti di Novak Djokovic. Ne parliamo non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, a lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, ad andare sul sito del Fantatennis, www.fantatennis.net, per partecipare alle ultime 3 settimane del gioco del canale e poi per allenarvi in ottica della stagione 2025. Quindi sfruttate queste 3 settimane per capire il meccanismo del gioco senza troppe pretese, per poi avere il vantaggio di partire preparati nel 2025, anche se nel 2025 ci saranno un 3 o 4 novità che vi dirò nella diretta del 3 di dicembre, e quindi qualcosa non cambierà, qualcosa sarà aggiunto, ma se iniziate ora avrete il vantaggio di avere già chiaro il meccanismo. Allora, finale di Shanghai, finale che finisce 2-7-0 per Sinner, un Sinner che fa quello che ha sempre fatto Djokovic. Djokovic ha dovuto ingollare la sua stessa medicina, nel senso che quante volte abbiamo visto il malcapitato di turno giocare contro Djokovic, fare un primo set equilibrato, un primo set dove lo sfavorito, in quel caso il favorito era Djokovic, in questo caso era Sinner, riesce a tenere il ritmo del giocatore più forte, arriva al tie-break. Al tie-break il Goat, che era Djokovic, o comunque il più forte, alza il livello, vince il tie-break, e poi l'altro, per depressione e per frustrazione, cede nel secondo set. Oggi è successo esattamente la stessa cosa, nel senso che il primo set è stato equilibrato, non ci sono state palle break, non ci sono state chance, diciamo nemmeno per arrivare a palla break, perché nessuno dei due è arrivato ad avere la possibilità. Sì, Sinner ha avuto un 30 pari, uno 0-30, ma insomma non c'è stata, non c'è sta Sinner, e anche Djokovic nel decimo game è stato 0-30, ma insomma nessuno è arrivato a 40 nel primo set, e quindi i game non sono neanche mai andati ai vantaggi, sono stati tutti servizi tenuti comodi. Si arriva al tiebreak, e il tiebreak è pronti via, 4-0 Sinner con due mini break, e poi ordinaria amministrazione per il 7-4 finale che consegna il primo set a Jannik. Nel secondo set il break arriva al quarto game, break al secondo turno di servizio di Djokovic, break che nasce da un iniziale 0-30, break che di fatto indirizza definitivamente la partita, perché poi Djokovic non trova la forza nei turni di servizio di Sinner anche qua, di arrivare a 40, perché quello che è impressionante è che un ribattitore come Novak Djokovic oggi non è mai riuscito ad arrivare a 40 sul servizio di Sinner. E quindi ordinaria amministrazione, un 7-6-6-3 che sembra forse anche facile, cioè ha vinto agevolmente, ha vinto in tranquillità, come per anni è successo a Nole. La storia si è invertita, d'altronde l'età dei due giocatori fa sì che la ruota debba per forza iniziare a girare a favore del più giovane. Anzi, tengo a precisare che Djokovic oggi ha giocato probabilmente, dopo la finale delle Olimpiadi, la sua miglior partita dell'anno. Sto parlando contro un top player, contro uno dei primi quattro. Forse oggi Djokovic era la versione vera di Novak, ed era la versione
più competitiva di Djokovic, quindi ciò aumenta i meriti di Sinner, aumenta i meriti di Djokovic che quando dice io non tengo alle finals, a me bastano gli Slam, basta la Davis, mente sapendo di mentire perché insomma rischiava di non qualificarsi e adesso con questa finale sesto nella race è praticamente. Almeno che non succeda un disastro in quel di Bercy, qualificato alle finals di Torino, e chiedetegli se è triste. Quindi è questo un po' che fa rabbia di Djokovic, no? Che quando va tutto bene è un eroe, quando è un po' la volpe e l'uva, sapendo di non poter di avere due giocatori più forti di lui, perché sia Alcaraz che Sinner a questo punto sono per età, ripeto, non tanto per prestazione tennistica, ma per età. Djokovic perso il primo set, è calata la percentuale al servizio, è calato fisicamente ed è un calo fisiologico e normale che non ha nulla a vedere con il tennis di Djokovic, ha a vedere con il fisico di Djokovic che ha 15 anni più dell'avversario. Cioè, parliamoci chiaro, vista il dislivello di età, è quasi un miracolo perdere 7-6-6-3. Cioè, il rischio è che se al posto di Djokovic c'è un altro 37enne, la partita finisce 6-2-6-2, 6-2-6-1, 6-3-6-2, non si va al tiebreak nel primo set, con il Sinner di oggi che ha alzato il livello e che nel secondo set ha addirittura aumentato la percentuale di prime, che nel primo era piuttosto bassa, ma ripeto, Djokovic, che è uno dei più grossi risponditori del circuito, non è mai arrivato a 40 in 20, 13, 9, 20, in 22 game, quindi 19, 11 game al servizio per parte, anzi, scusate, 12 più, perché il tiebreak non lo puoi considerare un game in cui ha servito sempre la stessa persona, in 10 turni di servizio, non so se 10 o 11 turni di servizio di Sinner, Novak non è mai arrivato a 40, e questo lascia capire il livello del servizio di Sinner contro uno che a oggi è tuttora uno dei migliori in risposta. Io mi ricordo un paio di risposte anche nel secondo set assolutamente favolose di Djokovic, quindi stiamo parlando di un giocatore che perde ormai in maniera costante con Sinner, perde con Alcaraz, lasciate perdere la finale delle Olimpiadi, che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che insomma Djokovic ci è arrivato motivatissimo, Alcaraz ci è arrivato che magari pensava più agli US Open che alle Olimpiadi, che per Alcaraz secondo me sono state più uno svantaggio che un vantaggio, e quindi ormai con questi due Novak diciamo che dura fatica se non perde, ma con gli altri vince con Fritz, se la gioca con Zverev, se la gioca con Medvedev, cioè, stiamo parlando che per battere Djokovic ci vuole un giocatore fortissimo 15 anni più giovane. È la vita, ma insomma, come ha detto anche Jannik a fine partita, insomma, battere Djokovic non è mai semplicissimo. Ecco, oggi Jannik ha fatto sembrare semplice quello che semplice non è. È forte, è da quando ho aperto il canale che ve lo dico che questo ragazzo è forte. Vorrei ritrovare tutti coloro che dicevano che Sinner non poteva vincere, non avrebbe mai vinto niente. Io ho una buona memoria, mi ricordo che in molti ad inizio insomma, avevano dei dubbi e delle perplessità sul fatto che Sinner potesse diventare numero uno. Certo, non era scontato che arrivasse a questi livelli, però insomma il materiale umano per tirare fuori un gran bel giocatore, insomma, si era visto dalle vittorie a Bucarest, si era visto da come ha vinto le Next Gen ATP Finals. Insomma, non è sorprendente che Sinner sia a questo livello, è sorprendente la facilità con cui Sinner riesce e soprattutto la tenuta mentale, perché insomma,
io non so in quanti con gli infortuni all'anca, con passa l'infortunio all'anca, arriva il problema che ti hanno preso per un chicco di sale in una piscina di doping, di sostanza dopante, quindi ti devi difendere, poi l'altro fa ricorso, quando sembra tutta finita la vada a fare ricorso e nonostante tutto giochi ancora con questa scure sopra il capo e nonostante tutto vinci lo stesso. Ha perso, ripeto, ha perso 6 partite quest'anno in ordine. A Indian Wells con Alcaraz domina il primo set e poi non sfrutta alcune occasioni nel secondo, poi ha un piccolo infortunio nel terzo. A Monte Carlo con Tsitsipas perde perché non chiama una palla che è nettamente fuori, altrimenti era doppio break. Perde con Medvedev a Wimbledon, perde con Alcaraz in semifinale a Roland Garros, perde da Rublev a Montreal, ma poi vince Cincinnati, quindi punti persi a Montreal li recupera la settimana dopo e perde una finale tiratissima 10 giorni fa contro Alcaraz, nel quale era 3-0 e net del 4-0 nel tiebreak del terzo set, insomma se va 4-0 non so come finisce, quindi diciamo che per battere Sinner bisogna essere al 100%, ti potrebbe non bastare, e anche se sei al 100%, Sinner non è al 100%, se ti va bene la vinci al terzo o al quinto. Tanta roba, tanta 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 roba ragazzi, tanta 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 roba. L'appuntamento per Jannik a questo punto, io non credo che Jannik spari tutto, vi dico la verità, non mi sento di dire che Jannik possa sparare tutto, sicuramente si impegnerà, ma non vedo uno Jannik concentrato su Berci, vedo uno Jannik nettamente più concentrato sulle finals, che sono il torneo di casa, e sarebbero la ciliegiona, nemmeno la ciliegina, sarebbero veramente la ciliegiona sulla torta, perché insomma abbiamo vinto 2 Slam, abbiamo vinto i 1000, abbiamo vinto i 500, adesso c'è da vincere un torneo in Italia e le finals sono secondo me il prossimo obiettivo del nostro Jannik, dove gli avversari ci saranno, perché alle finals ci ritroveremo Djokovic, ci sarà Alcaraz, ci sarà uno Zverev che comunque su quei campi ci sa giocare, quindi non sarà una passeggiata, ma questo Gianni può seriamente pensare di farcela. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica sera, ci vediamo in settimana per commentare questi tornei di questa settimana che poi ci porteranno anche al Gran Finale del Fantatennis. Ricordatevi l'anno prossimo il reality Master Tennis, comincia l'anno prossimo. Il 3 di dicembre vi dirò come partecipare. Dovrete semplicemente partecipare al Fantacalcio e qualificarvi nelle prime 3 giornate, però i dettagli ve li dirò il 3 di dicembre. Quindi ci vediamo la prossima settimana, lunedì o martedì, anche solo per commentare Berrettini, perché a me la partita che mi interessa è rivedere Berrettini. È vero che ha perso da Rune, è vero che al terzo set perde, ma io avevo tanto timore. Per rispondere a una domanda di un amico qui del canale, io avevo tanto timore di non rivederlo Berrettini, quindi sono contento già il fatto di rivederlo a distanza di una settimana dall'infortunio. Alla prossima settimana, lunedì o martedì, ci vediamo. Sinner ce lo godremo, dovremmo aspettare l'esibizione sì, in Arabia, che la fanno più per soldi che per altro. Non, io queste esibizioni ho paura di queste esibizioni, perché metti che una storta sarebbe un dramma, quindi spero che l'esibizione io spero che Sinner perda subito la prima partita, tanto del torneo dei ricchi in Arabia, magari a lui interessa, a me un po' molto meno, i soldi non vengono mi direte non vengono nemmeno quelli di Shanghai, ma Shanghai è un titolo ATP, questa è una mera esibizione fatta per far piovere milioni di euro
addosso a gente che di milioni di euro ne ha abbastanza e a sufficienza. Quindi, insomma, io credo che Sinner si concentri sulle finals e spero che l'esibizione in Arabia con fra gli sceicchi passi il prima possibile. Ci vediamo in un prossimo video, la prossima settimana, appunto, per commentare questi 2,50 che saranno un po' una tappa di avvicinamento al gran finale di stagione. Ciao a tutti e alla prossima.